Ciao, io sono Sara e nella vita sono project manager, lavoro in una società che si occupa di ingegneria ambientale e non solo. L'evento Vita Straordinaria Live Online l'ho conosciuto perché già da circa 2 anni ormai sono nel gruppo Facebook di Patrizia Sette Ducati. Sono venuta a conoscenza di questo fantastico evento proprio all'interno del gruppo stesso. Ho deciso di partecipare a questo evento perché mi piacciono molto gli eventi in generale di Patrizia. Li trovo dei momenti proprio di grande crescita, di riflessione, di spunti. Arrivano sempre tantissime informazioni e verità proprio nel momento preciso in cui occorre che ti arrivino. Mi trovo in un momento della mia vita in cui è come se percepissi che ci deve essere un passaggio importante, un cambiamento, una svolta da fare. E quindi ho sentito una sorta proprio di vera e propria chiamata. Inizialmente avevo quasi rinunciato a partecipare perché già sapevo che il venerdì sarei stata impegnata per lavoro. Avevo scritto questo a Patrizia e lei mi disse: meglio 2 giorni che niente. E lì infatti ci ho pensato, ho detto assolutamente sì, partecipo. Poi durante questa masterclass invece cosa è successo? Che ho sentito proprio la vera e propria chiamata a fare qualcosa di più, lavorare in maniera più incisiva, sfruttare di più l'evento e quindi ho deciso di partecipare quindi con la formula VIP, in cui avrei avuto anche la possibilità di fare anche un incontro direttamente con lei. In generale mi è piaciuto tutto, mi è piaciuta tantissimo l'energia che si è creata, questa diciamo forte connessione intimità, nonostante fossimo poi tutti ognuno nella propria abitazione. Mi sono piaciute tantissimo le condivisioni fatte anche da alcuni compagni di percorso che hanno proprio riportato le loro esperienze. Mi sono arrivati tantissimi proprio schiaffoni, tantissime sberle in quel senso che mi hanno in qualche modo dato un'ulteriore svegliata e mi sono arrivate anche delle forti consapevolezze, pur avendo partecipato solo 2 giorni e non 3. Una, diciamo, delle condivisioni che mi ha toccata più nel profondo è stata quella di Paola, in cui raccontava di come è riuscita, proprio lavorando sodo, chiaramente a cambiare la sua vita, dedicando più spazio a se stessa, imparando ad ascoltarsi, imparando anche a creare un giusto equilibrio tra la sua vita, le sue passioni, i suoi interessi e quella che è la sua sfera comunque lavorativa, a cui in questo momento ambisco anch'io proprio il desiderio di riuscire a fare un lavoro di questo tipo. E la sua esperienza mi ha proprio toccata perché l'ho sentita molto vicina a ciò che sto vivendo in questo momento. Poi mi sono piaciuti tantissimo gli ospiti. Alina mi è piaciuta tantissimo, Daniele Cassioli e Stefano Tiozzo, che sono stati veramente meravigliosi, soprattutto l'intervento di Stefano, un susseguirsi di consapevolezze, anche lì mi arrivavano degli sberloni per portare la mia attenzione su quegli aspetti che in questo momento sono diventati veramente importanti, urgenti e necessario proprio portare l'attenzione e fare quel salto, quel passo in avanti. Ecco. Non è più tempo di indugiare. Ciò che più mi ha colpito dell'evento è proprio quel tipo di energia, di intimità, di connessione che si è creata con l'intero gruppo e con la stessa Patrizia. Abbiamo lavorato veramente tanto, abbiamo lavorato nel profondo anche su degli aspetti che comunque lì per lì sono scomodi. È stato molto nutriente e il fatto che si è arrivato così tanto, pur non essendo vicini fisicamente, è stata una cosa per me meravigliosa, proprio il fatto di poter portare ognuno nella propria casa un po' di questa energia, di quest'amore, perché poi alla fine siamo tutti mossi da quell'intento, insomma, l'amore verso noi stessi e verso le persone che comunque ci stanno vicine. Non è più possibile veramente ragionare solamente ognuno sul proprio orticello. È evidente che siamo proprio tutti connessi e quindi è assolutamente indispensabile che ognuno di noi in qualche maniera comunque
lavori anche per dare un proprio contributo. Ciò che mi porto dentro è sicuramente l'aver consapevolizzato alcuni sabotaggi e alcune limitazioni che per terrore, per paura mi stavo costruendo, e il fatto di essere riuscita in qualche modo a capire che stavo facendo questo. Questa è una grande conquista a cui sono arrivata col lavoro del bambino interiore, il fatto proprio di scappare da quel qualcosa che mi terrorizzava, ecco, il fatto di capire che è proprio verso quel tipo di paura e di terrore che ogni tanto mi viene che devo andare. E quindi mi porto a casa una grandissima consapevolezza del lavoro che è stato fatto, e più che altro di quanto appunto ho potuto tirar fuori attraverso il lavoro che è stato fatto, in un senso proprio di amore, di conforto, il fatto di sapere comunque che non sono sola e che ho la possibilità di lavorare anche comunque con il supporto di persone fantastiche con le quali ho avuto anche modo di entrare più in contatto, e il fatto di sapere che c'è la possibilità di poter fare quel passo oltre, di non dover rimanere in qualche modo condizionata, ecco, dalla mia paura, dai miei limiti. Un'esperienza di questo tipo io mi sento di consigliarla assolutamente, sia perché comunque è un momento di scambio veramente importante e fa veramente bene al cuore e all'anima sentire anche le esperienze degli altri compagni che ce l'hanno fatta. Sia perché darsi la possibilità di poter raggiungere i propri obiettivi, i propri sogni attraverso la guida di una persona preparata, ma anche al tempo stesso, cioè, umana. Si vede che a Patrizia comunque sta a cuore il percorso che noi facciamo, è proprio una missione. Penso che sia comunque una grossissima opportunità e un privilegio anche al tempo stesso che possiamo avere, e un regalo che ci possiamo fare. Penso che il lavoro su di noi fatto in una maniera così importante sia uno dei più bei regali che ci possiamo fare. Quello che poi ne deriva sicuramente è inestimabile a livello proprio di rapporti umani, di gratificazione anche verso noi stessi, di consapevolezze, di proprio di evoluzione, di percorso di crescita. Ti lascia proprio una bella gioia nel cuore. Sono stati 2 giorni veramente densi, ricchi, pieni di tante cose, di tante emozioni, di tanti sentimenti, anche laddove comunque stavi male quel pochino nel fare certi esercizi, però poi c'era sempre comunque un ritorno molto, molto gioioso, molto, molto affettuoso, il fatto di sentirti comunque un po' una parte di un tutto, persone con cui comunque tu ti capisci, tu parli la stessa lingua, cosa che non sempre nella nostra quotidianità è sempre fattibile. Penso anche alle relazioni, ai rapporti di lavoro, non sempre si riesce a parlare, diciamo, una lingua simile in questi termini. Mi porto dentro tantissima veramente ricchezza nel cuore, proprio il cuore pieno, e io mi sento di consigliarlo anche solamente per questo, anche laddove magari ci sia un po' di scetticismo, già solo quello è un ottimo motivo per fare un'esperienza di questo tipo, oltre al fatto che comunque tutto quanto facciamo per la nostra crescita è qualcosa che poi comunque ci rimane, nessuno ce lo può portare via. Sintetizzare, diciamo, quanto ho vissuto in questi giorni con una sola parola, mi viene unione, ecco, una parola, però ce ne sarebbero tante altre. Quando ho finito il corso, la prima cosa che ho pensato è stata mettiti subito al lavoro, e soprattutto sul mio lavoro personale in quel momento ho espanso subito tutta una serie di cose che erano arrivate e che c'era proprio bisogno che io lasciassi andare. E ho sentito la chiamata di fare anche lo step per il percorso intensivo. E quindi, Patrizia, ti ringrazio tantissimo per questa esperienza, 2 giorni su 3, per quanto mi riguarda, 2 giorni, ma sono stati veramente ricchissimi di tante cose.
mi porto a casa tanta gioia, tanto proprio calore, tanto amore dentro il mio cuore, tanta gratitudine verso proprio questo lavoro fatto insieme, verso il gruppo, verso la generosità delle persone che comunque si mettono in gioco, condividono la loro esperienza. Grazie grandissimo a te e a tutto il team che comunque siete un po' la guida e anche al tempo stesso i collanti di tutto questo. Quindi grazie, spero di rivedervi presto dal vivo a questo punto.